Siamo in diretta Facebook per la seconda volta a Mantova e altrove, qui in diretta Facebook per la seconda puntata di 7-14-21, dedicata a due grandi temi, il concorso a premi, la caccia al tesoro, la scopa in diretta che alcuni minuti fa ho occultato nelle vie del centro cittadino. Se seguite il filmato precedente potete avere già delle indicazioni di dove sarà messa questa scopa. Ma il grande tema di oggi, dopo, è sempre legato un po' alla vena complottistica che ci contraddistingue in questi dibattiti, il tema di oggi è il grande tema dell'Eurofestival. Voi sapete che ieri si è celebrata a Kiev, una città che ha dato i natali a molti musicisti, soprattutto tardo-romantici. Bene, a Kiev è avvenuta la finale dell'edizione 2017 dell'Eurofestival. Eurofestival che è l'evento più seguito nel mondo dopo gli eventi sportivi, il primo evento non sportivo più seguito nel mondo. Abbiamo studiato tutti oggi, sappiamo tante di queste cose, dal 56 che viene, sto guardando me stesso, riflesso, immagino, esatto. Con chi stai interagendo? No, ma adesso interagirò col pubblico, per adesso faccio questo promo. Vanesio, spiego cos'è l'Eurofestival. Molte persone pensano che sia una cosa da nulla, invece l'Eurofestival è una trasmissione che riunisce ben 26 paesi europei più l'Australia. Tutti si domandano perché l'Australia, anche noi ce lo siamo chiesti. Quindi paesi europei, dopo avremo modo di spiegare le regole. Comunque parleremo della finale di ieri che ha diviso l'Europa in due grandi temi. Doveva vincere Gabbani, invece ha fatto bene a vincere Sobrale, un cantante molto triste portoghese. Abbiamo poi adesso io farei partire la sigla è dedicata all'ultimo grande cantante italiano che vinse nel 1992 all'Eurofestival. 90, forse 90 con la canzone che esatto, parlava del 92. Era avanti, esatto, l'ultimo cantante è Toto Cutugno. Vinse nel 90 con la canzone Insieme 1992, bissando il successo di Gigliola Cinquetti, che vinse con Non ho l'età per amarti. Dopo da allora nessuno più ce la fece. Modugno partecipò 3 volte, ma non riuscì a vincere. Direi che passiamo alla sigla. Vai con la sigla. Passo il microfono. Alza. Io torno dopo che è finito. Lo sentiva, spingo subito. Già cominciato bene. Già, 5 meno meno. 7-14-21, il secondo appuntamento. Intanto che c'è questa canzone, dopo vedremo di io e te. Questo è il concetto. Sotto lo stesso sole. Ah, questo. Insieme. Era una canzone che parlava dell'Europa Unita, che sarebbe diventata realtà di lì a poco. E noi abbiamo avuto l'occasione, l'Europa ha avuto l'occasione ieri di cambiare passo, di dare la vittoria alla canzone migliore, la canzone assolutamente migliore, al talento migliore che è in circolazione sullo scenario musicale, sta fermo, sullo scenario musicale mondiale attuale, cioè a Francesco Gabbani. E ieri è stato perpetrato un furto ai danni del nostro paese con la vittoria del Portogallo. Puoi abbassare il pugno adesso che parlo io. La vittoria del Portogallo, intanto ecco, vorrei. Sì, andiamo a sfumare poi adesso. Tu prepara la canzone che ha vinto, così noi vogliamo che la gente tocchi con mano, perché esatto. Queste cose non si sanno ed è giusto che si sappiano. Ed è giusto che si sappiano. Chi ieri ha seguito su Rai 1 il titolo, ecco, questa è la domanda, hai capito? Cioè, ha vinto il Portogallo, l'esperto qua mi chiede il titolo. A parte che non so né il nome dell'autore né il titolo della canzone. Ecco, questo è significativo. Questa cioè, è l'Italia, questa è un'immagine è significativo del della danno, critica del danno di un'Europa di burocrati che ancora una volta ha fatto vincere una nazione con una canzone che adesso andremo a sentire, addirittura 758 punti, Italia fuori dal podio.
podio, Italia sesta con 334 punti, superata da Svezia, Belgio, Moldavia, Bulgaria. Uno scandalo con la canzone migliore di tutti i tempi, col nuovo Lucio Battisti. Francesco Babbani è il nuovo Lucio Battisti, e anche questa volta l'Europa non recepisce lo scatto in avanti italiano. Ecco, adesso io vorrei che per tutti quelli che ci ascoltano in diretta Facebook o in diretta purtroppo fisica, purtroppo chi ci ascolta fisicamente è in una condizione purtroppo peggiore rispetto a chi ci ascolta su Facebook e può quindi chiudere la finestra, vorrei che sentissimo la canzone che ha vinto. Sei pronto? Sì, parlano i fatti. Parlano i fatti, poi ti lascio la parola, visto che a te piace. Se un dia alguém por mim diz que vivi pra te amar. Potremmo sfumare, sfumiamo, sfumiamo. Luce bianca. Ho memoria solo dei Madre Deus. Sì, ma si è rimasto proprio alla Prima Repubblica. Proprio. In azione a buttarlo in politica è inaccettabile. Dare la finezza del solo strumentale, sono cose. Oserei dire fuori contesto, perché parlando di sto festival, questo gioco al ribasso è stato smentito famosamente. Succede a volte anche a Sanremo, fai vincere di Avion Travel per dimostrare l'indimostrabile, se è successo così. Con sto pezzo che lì passa solo dal pattume e il solito gioco per cui più persone coinvolge, più paesi coinvolge, più gente devi mettere davanti allo schermo ad ascoltare, e quindi peggio deve essere il livello medio, che è un'equazione matematica. Quindi questo sarebbe ciò che di meglio in Europa abbiamo? No, c'è Gabbani, no? Adesso ascoltiamo al sesto posto Gabbani. Ah, aspetta, però lo un attimo che non è finito. No, no, mi passi. Allora, ascoltiamo Gabbani nella versione dell'Eurofest. Sì. Perché queste sono cose che vanno dette. Cioè, da ubriaco. Esatto, come voi sapete la polemica di oggi. Oggi la stampa inglese ha apostrofato Gabbani di essere andato sul palco visibilmente brillo. Non sono... era semplicemente l'italiano medio che canta di fronte all'inglese medio. Più ubriaco dell'inglese medio, è un'offesa veramente. È quello che no, la BBC ha twittato vai a casa Italia se sei ubriaco, sì. Oppure speriamo che tu lo sia. Questo è stato il tweet della BBC. Ecco, io vorrei un'altra di sovrano, non male. vorrei scusa, se non mi passi il jack, se mi passi il jack. Sentiamo la versione di Gabbani che ha perso, cioè che è arrivata sesta, perché è una versione diversa da quella che conosciamo. Questa è proprio la versione dell'Eurofestival. Si sentono anche gli applausi. Essere o dover essere il dubbio amletico. Però senti che innovazione, senti che innovazione, senti che intelligenze demoniche, risposte facili, dilemmi inutili. Ci sono delle regole ferree che impongono che le canzoni non possano durare più di 3 minuti e 20. Questa è l'Europa, signori, questa è l'Europa. Noi abbiamo canzoni, le più belle canzoni italiane duravano dai 3 minuti e 50, 4 minuti e 10. Bene, noi dobbiamo, per rimanere in Europa, tagliarle a 3 minuti e 20. Questa è, io spero che il nostro governo
faccia tutto il possibile per aumentare la durata delle canzoni, almeno quelle delle Big Five, perché sapete che l'Italia fortunatamente grazie a Prodi è entrata nelle Big Five dopo la Germania, la Francia. È un complotto perché ha potuto far sentire la canzone una volta meno delle altre, è un complotto. È un complotto, sì, cioè uno fa canzoni, uno studia, impara per fare canzoni con 5 strofe e poi veniamo tagliati, ragazzi, questo non è possibile, mentre invece la Bulgaria, che ha avuto un gran successo, ha potuto cantarla tutta perché è stata aiutata dagli autori. È stata aiutata dagli autori a entrare, ha fatto 3 minuti 19 secondi e 8 decimi. È stata la canzone in assoluto che si è avvicinata più di tutte le altre al limite massimo delle canzoni, del taglio delle canzoni. Il vincitore che ha scelto di fare una canzone di una lentezza e di un divertimento, per cui dura 3 minuti ma sembra che duri 8. Ecco, infatti, da lì questa è dovremmo introdurre geniale. Il concetto della lentezza. Introdurre il concetto della durata percepita. Esatto. Come con le temperature, lì, come col meteo abbiamo la temperatura effettiva e la temperatura percepita. Esatto, questa cosa per cui ci sono. A poco possiamo trovare un accordo, possiamo. Può esserci una larga intesa su questa cosa, sulla durata percepita, ci deve essere una commissione che definisce la durata percepita di una canzone, perché per me durava 12 minuti quella del Portogallo. Su Macron da 10 minuti e vuoi già metterti d'accordo anziché litigare, no? Allora, tra l'altro c'è stato un tweet anche di Carmelo La Bionda sul... Dei La Bionda, esatto, c'è stato un tweet, prendi 5 ancora se fumi, che qua morce. Cioè, c'è stato un tweet dei La Bionda, di Carmelo La Bionda, che ha sostenuto, e qui potrebbe essere invece uno scenario, che la canzone di Gabbani non era adeguatamente prodotta, che c'era un problema di mastering sulla canzone di Gabbani. Ecco, quindi... Introduciamo. Io credo che... Sì, ecco, questo è anche un po' un problema della canzone in Italia, non ha sufficienti finanziamenti, non è seguita abbastanza dallo Stato. Voi sapete che i forti tagli che hanno avuto la musica in Italia, mentre negli anni 60 erano pesantemente finanziate dallo Stato, c'era un capitolo di spesa per la diffusione, la produzione e la diffusione della bella musica italiana in Italia, soprattutto quella napoletana. Poi nel corso degli anni, nonostante alcune forze politiche, diciamo, che adesso io non voglio citare, cioè, hanno cominciato a dire non è giusto che la musica italiana sia trattata alla stregua sia trattata meglio di altra musica, per cui a mano i finanziamenti sono caduti. Oggi per fare una canzone in Italia bisogna fare appello alle risorse proprie, a riferirsi ai privati, non finanziamenti pubblici non aiutano più la produzione della musica italiana. Questo secondo me è sbagliato. Io credo che l'Europa ci debba dare una mano, soprattutto la musica mediterranea che tanto ha dato. Ecco, la Grecia, uno dei motivi per cui la Grecia è entrata in crisi è perché la musica greca non ha più avuto finanziamenti. Lui dice Cohen a un certo punto, Gabbani, dice Cohen. Lo dice nella canzone, l'onestà di citare i maestri, i punti di riferimento. Si gira verso il pubblico, guarda il pubblico, si gira e poi dice Coin, così, ma è sottile. Diceva Coin perché è sponsorizzato. No, questo sì, in Europa ha detto Coin, ma in Italia ha detto Coin. Il problema in Italia sono quelli come lui, cioè il problema in Italia sono quelli come te. Sono quelli come te. Lo diceva sempre anche mia mamma. Vai. Lo diceva sempre anche tua mamma, la mamma c'ha sempre ragione. I problemi in Italia sono quelli come te. Sono quelli che non riescono ad apprezzare un artista non intellettualizzato. Sono quelli che dicono che Lucio Battisti è di destra. Sono quelli come te. Tu, il passaggio tra Gabbani e Lucio Battisti degli anni del nuovo millennio, questo lo sai che questo, cioè, ormai al massimo potrei prendere una con Mogol, Battisti. Quelli come te sono il problema dell'Italia, di questa intellettualizzazione che fa sì che un talento pop come Gabbani venga comunque preso alla leggera, venga comunque non sostenuto. Qualcuno magari ha votato anche pure il Portogallo, secondo me qualcuno sotto è così, qualche italiano all'estero vota così perché dice ma a me non piace, di non essere visto. E questo è il problema di questa nazione, sei tu.
Cioè, il problema di questa nazione sei tu. Sei tu perché noi non... Io non volevo venire, infatti. Tu adesso chi avresti mandato all'Eurofestival? Chi avresti mandato, tu, se avresti potuto scegliere? Allora, e qui non scherzo, ma chi avrei mandato se fossi stato bulgaro, armeno, polacco, norvegese? Cioè, avete visto, adesso questi due maledetti mi hanno costretto ieri sera a rinunciare a mezz'ora, ben mezz'ora di notte bianca per vedere i primi 5 o 6 soggetti sul palco e per avere conferma di quello che è il motivo per cui una cosa così è veramente irricevibile, ma già dal fatto che ho letto che nasce come... sin dalle origini come esportazione del modello Sanremo in Europa, che già questa è una colpa cioè alla nascita. Però li avete visti ed è, tornando seri, il punto, perché non si pretende che ciascuno porterà il coro, cioè noi il coro delle mondine di Modena magari, o piuttosto che di tutti i paesi lo specifico artistico autoctono, però il punto limite di questa manifestazione è che davvero il livello medio cos'è? È una sorta di corsa omologatrice a imitare il pop di consumo anglo-americano da parte di paesi che, grazie alla globalizzazione, insomma, hanno potuto in pochi anni avere tutti gli elementi per parametrarsi agli autori di successo, e per cui è un enorme scimmiottamento di modelli non propri a partire da tutto, dalle canzoni, il merito delle cose, cioè, il modo di vestirsi, cioè c'è un misto di... Cioè, oggi sui giornali ironizzavano su, però se vai là vestita con Versace e Bulgaria lo vedono tutti, della serie le collezioni che da noi c'erano 8 anni fa. Cioè, insomma, queste robe qua facevano, prendevano le misure anche al fatto che c'è una corsa anche a un look che dovrebbe richiamare una supposta modernità che purtroppo non in tutti i paesi europei è allo stesso livello. Cioè, non per tutti è il 2017 in Europa ancora, e si vede anche dal dettaglio di come vanno vestiti, nei mesi improbabili, delle scenografie ridicole. Avete visto quella testa di cavallo su sto tipo su una scala con questo fondale di 2 metri e col gessetto? No, cioè, guardatelo, perché è una specie di idea che ciascun paese ha di come parametrarsi a un modello europeo moderno, ed è una cosa tristissima. Io non dico davvero, però questo festival avrebbe un senso, queste manifestazioni in generale, se davvero si provasse ciascun paese a dire qualcosa di specifico che lo riguardi e non a omologarsi su un modello non proprio. Sì. Quindi anche nella musica, diciamo, di consumo, tu sei d'accordo con quello che stanno sostenendo molte forze popolari in Europa, in un ritorno al sovranismo musicale, ecco, contro il mondialismo. Tu sei per il sovranismo musicale, quindi l'idea che bisogna ritornare, diciamo, a enucleare un modo di fare musica tipico di ogni popolo deve cantare con le note battute con le note proprie, non con l'euro, quindi cantare in dracme, ma non cantare in euro, ecco, no, questo saresti tu. Tu saresti per tornare indietro, insomma, alla moneta nazionale, alla musica nazionale. È una furbata dialettica, in realtà rilancia esattamente l'elemento critico dell'Europa di adesso, cioè il rilancio attraverso le identità di ciascuno riconosciute e tenute a convivere nella diversità. Uniti nella diversità. Esatto, bravo, uniti nella diversità. Come l'orchestra, l'orchestra. No, no. Il simbolo, cioè, l'orchestra. In realtà è lo stato dell'arte del problema politico attuale, cioè il rilancio di un'Europa che rinunci agli elementi che l'hanno unificata in questi 20 anni, dei 25 anni di esistenza, in cui ci si è parametrati appunto a una uniformità di criteri economici che hanno creato delle, paradossalmente, delle diversità feroci, e quindi andiamo attraverso la musica esattamente al punto politico. Io sono esterrefatto, sono veramente esterrefatto, perché e quindi tu mi stai dicendo che allora è giusto, no, adesso parlo io, ma ascolta. E quindi tu mi stai dicendo che è giusto che vinca il fado? Che è giusto che vinca la musica proprio? Allora doveva vincere il volo.
Allora tutti hanno criticato l'anno scorso il Volo, che faceva musica che, il bel canto, l'Italia, la lirica, sì, certo. E doveva vincere il Volo, e che in effetti è arrivato terzo. Allora è questa l'Europa che ti piace. Allora l'Europa che ti piace è quella del Volo, è quella di Toto Cutugno. Allora voi fate tanto, voi fate tanto quelli della ricerca musicale a tutti i costi, voi fate tanto quelli della ricerca musicale a tutti i costi, e poi vi piace Cutugno, e poi di nascosto vi ascoltate Cutugno, e poi di nascosto vi ascoltate il Fado e il Volo, magari quando si va un attimino più in profondità con le citazioni di Gabbani, i doppi sensi di Gabbani, queste cose qua non si capiscono, si taglia. E allora questa è un'Europa a cui io sinceramente non ci sto a questa Europa così superficiale. Infatti hai introdotto un argomento molto interessante, la Bulgaria per esempio. Tu continui ad avere sparo al pubblico e questo mi... Fai bene. No, dicevo, introduci un argomento molto interessante, perché per esempio abbiamo letto... Scusami, dalla rete... Da centinaia di commenti... Patrizia dice abbasso il volo. Questo è l'Italia, sì, ma è l'Italia che non... Che se, ne capisce un po'. Sì, ma l'Italia che è l'ennesimo esempio di un'Italia che non vuole le sue, cioè esterofila, ecco. Ma a parte questo, dico, abbiamo letto parecchi commenti a favore della Bulgaria la cui vittoria avrebbe dato molto spunto soprattutto nei confronti dei paesi dell'est che stanno vivendo un momento molto difficile, però dicevano appunto molti accreditati critici che la... Se volete, adesso cerchiamo un pezzo bulgaro. La Bulgaria non ha cantato in bulgaro. La Bulgaria non ha cantato in bulgaro. E già allora cosa vuole? E quindi questo, secondo me, contraddice un po' il tema sovranista. Cioè, ogni nazione, se noi vogliamo dare diciamo continuità a questa idea che ogni nazione trova le sue radici linguistiche, musicali nella propria storia, dovrebbe cantare. Ecco. Una difficoltà hanno avuto infatti i cantanti ciprioti, perché voi sapete che i cantanti ciprioti cantano una strofa in turco e una in greco. Ma questo è l'albo d'oro, quello è l'albo d'oro. No, non abbiamo. Allora, abbiamo bisogno della tutto, scaletta di questa. Anche il fatto di dire che il pezzo italiano non si omologa alla tradizione italiana è profondamente sbagliato. No, ho detto il contrario, ho detto che Gabbani in realtà rappresenta l'Italia. Rappresenta l'Italia, rappresenta un momento come l'Italo Disco, uno dei pochi momenti dove la tradizione italiana è riuscita a essere internazionale, quindi proprio per questo doveva ricevere più plauso, e proprio per questo è stato un pezzo frenato e non si capisce perché. Una semplice rappresentazione olografica di un paese, olografica proprio da cartolina, come il Fado, cioè come veramente sono sui tram di Lisbona, mi ascolto, come si chiama? Sobral. Il discorso è che un De Gregori, un De André, anche un Lucio Battisti probabilmente oggi non avrebbe spazio, a prescindere dall'apertura delle radio, a prescindere da questo fatto che se uno si guadagna una popolarità in rete può accedere ai mezzi di informazione generalisti, ma quello che è venuto a mancare e che è stato soppiantato dai talent è stato proprio il lavoro di ricerca e il lavoro di talent scout. Quindi senza un lavoro di talent scout non escono i talenti. Guarda caso non escono i talenti. Quello che noi abbiamo, questo sì, è un riflesso sui mezzi di informazione di chi... raggiunge un favore, raggiunge un pubblico, un seguito, ma non abbiamo il talento vero degli artisti, degli autori, per esempio dei grandi cantautori degli anni 70, che non sarebbero potuti emergere, perché sono potuti emergere all'epoca solo con la forza delle case discografiche, che adesso non ci sono più. Quindi in realtà è un danno che la casa discografica non abbia più il potere che aveva. Cioè, qua si diventa sempre più seri, fare un discorso in più generale sulla produzione culturale, su a chi conviene investire in e qual è il ritorno, e questo è un discorso serio che coinvolge più ambiti. Nello specifico musicale è vero che semmai questo problema si è trasferito dalla attività di, tu dici, mecenatismo delle case discografiche a quello che dovrebbero fare i mass media, la televisione, gli onnipresenti talent e tutti gli organi di informazione che gli vanno dietro. In questo però non è vero quello che dici sul fatto che tu citi, ovviamente citiamo tutti, De André, De Gregori, Guccini, eccetera,
però non è vero che non esiste. Ovviamente è tutto andato, ma è diversa anche l'epoca. Adesso non avrebbero la stessa riconoscibilità perché non è venuto meno anche il ruolo, cioè non si ascolta più religiosamente in cameretta come mi raccontava qualche parente con qualche decennio più di me. Il nuovo disco di Battisti si prendeva. Cuccini a Prodo in televisione all'epoca presentato dalla Caselli, all'epoca di Caspodoro. Ripeto, sono tempi diversi e non si fa più questo, ma è diversa la produzione musicale, non c'è più il riconoscimento del ruolo. Non ci interessa andare a comprare un disco e ascoltarlo in gruppo perché uno lo compra e i 20 lo ascoltano. E finché si esauriscono i solchi come facevano una volta mi era fatta mia cugina sui nuovi di Battisti, tanto per tempo. Però gli eredi di questi ci sono, ovviamente come in tanti altri ambiti è andato tutto a calare in proporzione, forse perché fammi a ritrovare la retroterra culturale, lo spessore richiesto dalle cose che scriveva De André o altri. Però io prima ho citato, c'è una nuova generazione che dovresti citare, che vive indipendentemente dai reality e da questi talent, e quindi ho detto Brunori, Dente, tu hai citato i due giornalisti che sono veramente orrendi, però mettiamoci anche loro. Comunque esiste tutta una produzione indipendente che vive di concerti. Sono indipendenti e hanno fatto un grosso successo. No, questo smentisce la tua tesi anche nel fatto che si può essere indipendenti e autori e fare cagare comunque. Però in un mondo del genere, invece, che dire dei giornalisti fanno cagare, dovremmo sostenere la produzione indipendente a 360 gradi, nel senso, se noi siamo per la produzione artistica indipendente, per l'indipendenza dalle major e tutti questi discorsi qua, dovremmo sostenerli a prescindere, anche se ti fanno cagare. Sono stato tacciato di sovranismo solo per farne un riferimento al paese e tu mi dici invece che dovrebbero le case produrre, cioè in realtà come per altri ambiti si è contenti che si sia stati costretti ad arrivare a vivere e a sopravvivere sul mercato anche per le produzioni artistiche, perché i soldi non ci sono più, eccetera. Questo è un discorso che poi si può entrare dentro, ma non sullo specifico, cioè non saranno i soldi di nessuno a decidere se uno è capace in cameretta sua di scrivere cose che poi per la forza che hanno arrivano anche in radio e in televisione. Questo volendo può ancora continua a succedere. Allora facciamo una piccola pausa perché l'argomento vedo che sta entrando nel vivo, cioè io sì, ma possiamo anche perché la vera diciamo, la gente sa lasciarlo sospeso. Sì, perché la vera domanda che si pongono molti, ma la musica, perché la musica è gratis, la musica va pagata, cioè solo musica dal vivo, la musica riprodotta deve essere data, deve essere fruita in maniera gratuita e quindi solo l'esibizione dal vivo deve essere pagata. Come facciamo a fare in modo che ci sia, diciamo, la possibilità di finanziare, diciamo, le nuove generazioni? Senza naturalmente fare ricorso agli investimenti pubblici, perché voi sapete che ci sono stati dei pesanti tagli alla musica italiana. Insomma, Sanremo non è più finanziato dallo Stato. Ho detto una cosa che è incontrovertibile, che nessuno può. Beh, si potrebbe imporre una tassa sui biglietti da 400 euro in su ai concerti di Elton John in Piazza Sardegna, secondo me. È già stata introdotta. Ovvero, semmai parliamo anche di cosa succede con i biglietti dei concerti, nel senso che parliamone, tanto per quello che ne sai e che ne sappiamo. Quello è colpa mia, nel senso che se uno deve sopravvivere solo cantando dal vivo, questo ha prodotto. Io nel 90 andavo a sentire Caposera al Teatro di Ferrara a 5.000 lire, adesso te ne vai al Vittoriale, che è più bello, però sganci 70-80 euro. Quindi anche lì, questo è un problema, il diciottenne che ai tempi poteva andare a vedere Vinicio subito col primo disco, adesso magari gli 80 euro per andarselo a vedere non ce li ha. Questo è giusto come argomento. Facciamo votare qualcosa? Quindi facciamo votare? Sì. Su cosa votiamo? Facciamo. Allora, innanzitutto votiamo, sì, sull'Eurofestival, sì, io direi. Vai. Allora, siete d'accordo con il risultato dell'Eurofestival, sì o no? Cioè, chi è d'accordo con la vittoria del, com'è che si chiama? Sobral. Del portoghese Sobral. Chi è d'accordo, alzi la mano. Chi è d'accordo, alzi la mano. Attenzione. L'Eurovisionaria. Queste sono le Eurovisionarie. L'Eurovisionaria. L'Eurovisionaria. Io voto per Giulio da Cinquetti. Ma non ha già vinto.
chi è d'accordo che il sesto posto di Gabbani sia un complotto ai danni dell'Italia? Ecco. Guarda, ok, perfetto, 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 okay. Hai visto? Questo è l'atavico vittimismo italiota, allora. Noi lanciamo quindi le eurovisionarie e diciamo: Gabbani ha perso per un complotto franco-tedesco, votate sì, scrivete sì. Franco-tedesco sì, vuol dire che c'è stato un complotto franco-tedesco per impedire la vittoria di Gabbani. Franco-tedesco no. Franco-tedesco no, vuol dire che la vittoria... Lo scrivono in rete. Franco-tedesco. Occhio che ci sarà uno che si chiama così su Facebook e farà causa. Famoso franco-tedesco, sì. Era il numero uno di Franco I e Franco IV, si chiamava appunto Franco Tedesco, l'altro si chiamava Franco I, si chiamava Franco Tedesco. Beh, Franco Tedesco sì, complotto, Italia al sesto posto. Franco Tedesco no, Italia al sesto posto perché se lo meritava. Sei un po' Italia sì, Italia no, già. Io metterei questo, le belle. Questo lo lasciamo alla rete. Questo lo lasciamo alla rete. Allora, altra domanda? Altra domanda che poniamo al pubblico. Perché l'Italia ieri all'Eurovision Festival, l'Eurovision Song Contest, l'Italia, la giuria di qualità italiana ha votato Azerbaigian. Ecco, una grande domanda. Voi sapete perché l'Italia, perché abbiamo votato per... Ah, ricordo che Malta e Albania hanno dato un grande contributo alla nostra musica e hanno dato 12, che è il massimo di punteggio. Questo è sospetto. Non è sospetto, penso che sia giusto. Noi abbiamo fatto molto per l'Albania e per la Malta in questi anni. La Malta quella fina, bastarda. Ed è giusto che abbiamo... Ecco, però la domanda è... Allora io la metterei in forma complottaria. Allora, l'Italia... Allora, perché ci sono delle... È un ritorno sotto altra forma del gas che noi importiamo dall'Azerbaigian, quindi noi abbiamo pagato l'Azerbaigian con questo voto. Speriamo di pagarli con questo voto. Pare che anche e nel pacchetto c'è anche l'Alitalia, quindi abbiamo voto a favore e all'Italia. Ecco, allora Azerbaigian sì, scrivetelo giusto. Oppure era un segnale in codice. Era un segnale in codice per dire l'Alitalia te la rifiliamo. Noi ti votiamo e ti diamo anche l'Alitalia in bundle. Quindi Eurofestival più all'Italia. No, allora adesso che la difficoltà sarà scrivere correttamente Azerbaigian. Quindi Azerbaigian sì, allora c'è questo patto non scritto per cui l'Italia ha favorito l'Azerbaigian. Azerbaigian spazio no, sì e no vanno scritti in maiuscole e lì anche accentata correttamente, altrimenti non passa. Azerbaigian no, non è stata, è tutto regolare, diciamo, il voto è da considerarsi regolare. Abbiamo qualche altra domanda da fare? Ce ne sarebbero, io però, ecco, vi dico solo questo, sappiate che un'altra una cosa molto strana che è successa, leggendo, è l'algoritmo che prevede la presentazione dei brani nella trasmissione dell'Eurofestival. Voi sapete che c'è questo algoritmo prevede che non sono le prime, non sono le ultime canzoni a essere... Non sono le prime, non sono le ultime canzoni quelle che hanno più successo, ma quelle centrali. C'è un algoritmo che... Questo algoritmo è stato pensato nel 2011 dalla televisione norvegese che ha dato i Natali ad Assange. Se non attenzione. Era. Quindi, secondo me, qui c'è qualcosa che non va. Cioè, probabilmente Assange stesso ha iniziato la sua carriera, insomma, con questo algoritmo. Lavorava in faccia al fratello, lavorava alla televisione norvegese, quindi c'è il sospetto che dietro tutto questo ci sia un enorme complotto e le canzoni centrali sono sempre le canzoni che poi vincono. Quindi prima viene fatta questa scelta di canzone centrale, l'algoritmo le seleziona e poi guarda caso vincono. Quest'anno appunto le quote SNAI davano a pochissimo la vittoria di Sobrale, quindi probabilmente era già stato tutto scritto, quindi Assange, la televisione norvegese e Kiev che ha delle grosse difficoltà, la stessa il governo ucraino hanno fatto in modo che vincesse il Portogallo e voi sapete che questo
e mentre invece la Grecia e la Turchia addirittura non ha partecipato, cioè c'è questa, diciamo, ritrosia a far vincere le canzoni greche e turche, e questo secondo me è un grosso errore, noi speriamo appunto che dai prossimi anni possano, io credo che la musica greco-ellenica, turco-ellenica, insomma la canzone turco-ellenica deve riprendere un po' vigore, ecco. Quindi speriamo che la prossima edizione, con questo augurio che la musica turca, la musica greca riprendano vigore, nonostante appunto le lobby franco-tedesche impediscono questo. Sì, sono lobby, sì. Franco-tedesche, io credo che l'Italia deve essere vicina alla Grecia, alla Turchia, per dare questo, non potendo appunto vincere, ma almeno che possa far vincere la Grecia o la Turchia al prossimo edizione, che appunto si svolgerà in Portogallo.